Okay, no, we have some technical problems. I'm sorry for that. Okay, so now No problem. How are you? I'm fine, thank you. So let me translate for our Italian members. Okay, abbiamo risolto i problemi tecnici. Ora la dottoressa è qui con noi. So we fix our technical issues, and now Dr. Beecher is here with us. Thank you very much for joining us. And how are you, doctor? How is the situation in Turkey? No, I am very fine, and thank you give me this opportunity, especially in these very hard days. I'm fine. I think the bad days, the sad days finished, and I'm very hopeful for the future. And I think we are ready for the future, for our patients and for our society. Perfect. So let's start with the interview. We know that the COVID-19 has created serious problem for the entire air transplant industry. When you will reopen the clinic, which protocols have you adopted to deal with the emergency and to ensure patient safety? Now, my clinic was opened for last 3 months, but we couldn't do any ear transplantation and any aesthetic treatments in the limited time, especially in the corona days. But I'm going to start to do hair transplantation on the 15th of June, and in that period, I prepared my clinic and I prepared my team. I prepared myself for my patients, and I think we are ready for them. Oh, that's good. So, ho chiesto alla dottoressa, sappiamo che l'emergenza del coronavirus ha creato dei problemi a tutti, e soprattutto alle cliniche di trapianto di capelli. Gli ho chiesto quando riaprirà e che protocolli hanno adottato per, insomma, per gestire l'emergenza. La dottoressa mi ha spiegato che non ha mai chiuso la clinica, ma non poteva effettuare operazioni. Quindi in questo periodo ho approfittato per mettere a punto tutte le normative necessarie per sistemare la clinica e la clinica riaprirà il 15 di giugno. There is people asking when the flight will be open to Turkey. We don't know yet. Non sappiamo ancora quando i voli saranno aperti. I think that maybe for Italian is August 1st, right? I think so. Ok, possiamo dare un'anticipazione? Gli italiani potranno ritornare in Turchia probabilmente dal 1º di agosto, quindi fino a quella data non saranno ammessi gli italiani in Turchia. Ok, second question, doctor, is in your clinic you perform air transplant, you use FUE, you use manual, motorized, but you also perform FUT. For FUE, which punch do you use, and when you prefer motorized punch, and when you say, okay, maybe for this case I will use the manual one? Now, as you know, I do all kind of techniques of hair transplantation. So I do micromotor FUE, manual FUE, FUT, and FUE without shaving. So generally, I choose the punch according to the graft size of the patient. But 0.6, 0.7, or 0.8, maybe I change this punch during the hair transplantation, because sometimes if I want to take the single grafts, I use 0.6. If I want the doubles, 0.7, or it may change 0.8 according to the size of the graft. So the punch size is very important, but I think the quality of the donor area is also very important for the result. Ok, I'm gonna translate. La dottoressa presso la sua clinica esegue interventi sia via strip che via FUE manuale motorizzata e anche FUE senza rasare. Ho chiesto alla dottoressa quale punch utilizza e come sceglie insomma il punch in base al paziente. La dottoressa mi ha spiegato che
Solitamente il punch che utilizza la dimensione dipende dalle caratteristiche delle unità follicolari del paziente, quindi o si utilizzerà dei punch di diametro minore 0.6 quando dovrà estrarre le unità follicolari singole, 0.7 o 0.8 se deve estrarre le doppie o le triple. È importante sottolineare, però, come ha spiegato la dottoressa, che tutto dipende dalla caratteristica del paziente. Quindi, se un paziente ha un'area donante buona, questa è la cosa più importante. E le caratteristiche del paziente determineranno il tipo di pan da utilizzare, se motorizzato o meno. Ok, next question is. Sorry, I want to answer your first questions if you want. I want to talk about the preparation of the clinic a little bit more if you let me. You're sure, for sure. The more, okay, go ahead. No, we prepared our clinic too much for these days. How? Especially, I do only 1 year transplantation per day. And it means that, and my clinic is licensed, and it means that my patients were safe at the past also. But related with the corona, I have also some extra protections. For example, although my hair transplantation rooms has ultraviolet lamps and HEPA filters, also I have a contract with the professional disinfection company, and this company is going to come to the clinic after and before and after the surgery, after the hair transplantation, and they will do very professional disinfection for all the other rooms and for the waiting room and for the doctor rooms. And also, according to my plan is, some days free between two hair transplantation. For example, if I do hair transplantation today, I will not do anything tomorrow. The clinic will be empty, and this team is going to disinfect all the clinic all day. So the next patient, there is no contamination between two patients in the clinic. So, and all day the clinic will be disinfected, and this is very important for the patients, I think. So, and also, my team is going to have some tests before the hair transplantation, and also I'm going to have some tests before and after the hair transplantation. So I try to do the protection in a very high level and in a very professional way. And also in the hotels, they will be in safe because the hotel that we have contract, they have to obey the rules of the health ministry and the tourism agencies, tourism ministry. So how? Also, the meals will be closed. The rooms will be disinfected after every customers, and also the transfer companies that I work together, they have to obey the rules, and the cars are also going to be disinfected after every customer. So it means that I want my patients in safe from the beginning to the end. So in this situation, I think that the hotels, the transfers, and my clinic are ready. And when they come here to have hair transplantation, I think they are going to be in safe, and I'm sure about it. Ok, thank you very much. I'm gonna translate. La dottoressa ha voluto aggiungere qualcosa riguardante le norme di sicurezza che ha adottato soprattutto per la situazione legata al Covid-19, ma ha spiegato che tutte le sale operatorie sono sterilizzate con luce ultravioletta, che ha adottato dei filtri HEPA, quindi per il filtraggio dell'aria, che garantiscono che sia un ambiente completamente privo di virus. Mi ha spiegato che tutto il suo team, così come lei stessa, vengono sottoposti costantemente al test per verificare se sono positivi al coronavirus. Mi ha spiegato che inoltre ha contattato un servizio professionale per sterilizzare le sale operatorie. Quindi questo servizio professionale sterilizza tutti gli ambienti prima e dopo la chirurgia. Inoltre, fra un paziente e l'altro, la dottoressa lascia sempre un giorno. Quindi, se un paziente A si opera oggi, domani non ci sarà nessuno, ci sarà l'impresa che sterilizzerà tutte le sale e tutto quanto.
e il giorno successivo la dottoressa riprenderà a operare con un altro paziente. La dottoressa tratta un solo paziente al giorno, che quindi avrà tutta un'attenzione personalizzata. Lo stesso vale per quanto riguarda l'hotel con cui la dottoressa ha una collaborazione. Nell'hotel tutte le stanze saranno sterilizzate, i pasti saranno serviti in maniera sicura per il paziente, e lo stesso vale per il servizio di transfer dall'aeroporto alla clinica. Quindi, sin da quando il paziente arriva, è assolutamente sicuro e tranquillo di essere in un ambiente sterile, pulito, a secondo le normative del Ministero della Salute turco. Quindi non si corrono assolutamente rischi di nessun tipo di poter contrarre il contagio grazie all'adozione di queste misure. Ok, next question is, which stages of the surgery do you perform personally, and which phases of the surgery do you delegate to your staff? And an important question is, how do you select your staff, and how much experience do they have? Okay, now I do only 1 ear transplantation per day. It means that I am with the patients all day from the beginning to the end, and I do all of the important parts of the procedure. Which one? For example, at the beginning, I inform the patients very detailed about the procedure at the beginning. Then I do the front line and I answer all of his questions. And after I do the front line, the team is going to prepare the patients for me again. And I do the local anesthesia, I do the extraction part. The team is generally do the counting and collecting the grafts. And the third part, you know, it is the most important part of their transplantation, opening the holes. I do it. Nobody helps me in that part. And I give the directions, I do the angles, I do the density. And this part, you know, affects the result totally. And the last part, the team is generally do this, but I am with them also in the last part. So I am with the patients from the beginning to the end. The team is generally do the preparations, counting the grafts, collecting the grafts, and implanting the grafts. And I do the rest. And my team is as experienced as me, and they know my rules, and they know my strategy, my plans, my behaviors to the patients, and to the procedure. Perfetto. Ok, I'm gonna translate. Ho chiesto alla dottoressa quali fasi dell'intervento esegue personalmente, quali delega allo staff e come seleziona lo staff e quanta esperienza hanno. La dottoressa mi ha ribadito che presso la sua clinica trattano un solo paziente al giorno, quindi il paziente ha un'attenzione assolutamente personalizzata. La dottoressa segue personalmente tutte le fasi dell'intervento. Quindi, da quando il paziente arriva, la dottoressa gli spiega quello che sarà il suo intervento, disegna la front line, somministra lei personalmente l'anestesia locale, effettua le estrazioni, mentre il team si occupa di effettuare il conteggio delle unità follicolari, vedere quante singole, quante doppie. Successivamente la dottoressa si occupa della fase che è quella più importante del trapianto di capelli, vale a dire realizza personalmente le incisioni. Questo è importante perché con le incisioni ovviamente si determina la densità, gli angoli, le direzioni e tutto quanto è necessario perché il risultato sia naturale. Il team che lavora con la dottoressa da molti anni e quindi sa perfettamente quali sono le sue regole, le sue procedure, si occuperà della fase di innesto, quindi dell'inserimento dell'unità follicolare nei canali che la dottoressa ha aperto. Anche in questa fase, quella di posizionamento dell'unità, comunque la dottoressa è sempre presente, quindi il paziente assolutamente ha la garanzia che la dottoressa segue tutto il processo dall'inizio alla fine. Ok, next question is, in your clinic you also use BHT. Yeah.
Which are your consideration for on this, and is an option for all patient, or for which kind of patient do you prefer to use it? Now, you know, the best recipient area is head. Now, we know FUE, FUT, everything, but if you want to get the high quality, high benefit for the patients and high efficiency of the technique, the head, the grafts from the head is the maximum efficiency, and the very it affects the result very good. But the capacity of the donor area is not enough. And you know, we have some patients that their recipient area is very big and their donor area is very small. So in that case, if they have enough air on their chest, on their beard, we may use these grafts as a recipient area, these areas as a recipient area, and in that case, we may have extra chance for him to have new hairs. But you know, these hairs are not very are not under the guarantee. What I want to say is this: for example, if I do a hair transplantation and if I use a donor area, the head as a donor area, it means that 90 or 95% of the graft will be alive at the end of the day. But if I use a chest as a donor area, it means that approximately 50% of the graft, maximum 60% of the graft, may be alive at the end of the day. It means that the benefit of the transplantation is little bit less than the others. But if we don't have any extra chance, we can do BHD for the patients, but we have to be very careful for the expectations of the patients. Okay, doctor, I'm gonna tell you that your image is a little bit too dark, and so yes, if you can do the light, please. Okay, of course. Okay. I think it's okay. Sorry, then we can see you. Okay, I'm gonna try to answer. Ho chiesto alla dottoressa qual è la sua posizione sui BHT, quindi trapianto di peli del corpo, e quali sono le sue considerazioni al riguardo, se è un'opzione valida per tutti i pazienti. La dottoressa mi ha spiegato che il BHT è un'opzione, ma non per tutti i pazienti, soprattutto per quei pazienti che hanno poca aria donante disponibile, perché la prima risorsa, la più importante, sono i capelli dell'aria donante. Con quei capelli la dottoressa può garantire una ricrescita del 90-95% dell'unità follicolare in estate. Lo stesso non vale per il BHT, quindi con il BHT non vi è una garanzia che la ricrescita sia la stessa che con l'unità follicolare prelevata dallo scalpo. Quindi è una risorsa, va usata in alcuni casi, quando il paziente non ha sufficienti capelli dell'aria donante, è una risorsa in più, ma non è quella prioritaria per la dottoressa. Ok, next question is, is your position on the drug treatment with finasteride? Do you recommend it to your patient to preserve their native hair, or do you think that there are some better solutions? The treatment of hair loss, we have a lot of chance for the treatment of hair loss. If I have the chance to check the result of the test of the patient periodically, for example, the test of the enzymes, the test of the spleen, if I have the chance to check them, I may give finasteride. Otherwise, I don't suggest to anyone to take it without doctor controls, because you know, this kind of medicine may have some side effects, and we have to check the patients periodically in that case. Also, it is related with the minoxidil, it is related with the other supplements. If I have chance to check him, I may suggest, and you know, no medicament, no medicine, patients cannot use them all over his life. So they may use these medicines only in the active period of the hair loss. So after that, we have a lot of treatments methods for them, and just like PRP treatments, just like stem cell treatments, just like exosome, it's very new treatments now, and the other supplements, the other sprays. So
I use all of them together to stop the hair loss. So I may advise some of my patients. Ok. Ho chiesto alla dottoressa quale fosse la sua posizione riguardo al trattamento con finasteride, se la consiglia ai suoi pazienti per preservare i capelli indigeni o se pensa che ci siano delle migliori soluzioni. La dottoressa mi ha spiegato che lei suggerisce finasteride solo se può tenere sotto controllo i valori con dei test, i valori del paziente, quindi gli enzimi, spermiogramma, tutti questo tipo di test. Se non è possibile effettuarlo e tenerli sotto controllo in maniera efficace, la dottoressa preferisce utilizzare delle soluzioni alternative, anche perché ritiene che le terapie farmacologiche non si possano seguire per tutta la vita e soprattutto quella con finasteride possa dare degli effetti collaterali. Quindi la dottoressa dice che se questa terapia viene suggerita, deve essere suggerita solo sotto controllo medico e per un periodo di tempo moderato, quello in cui la calvizie, diciamo, è attiva. La dottoressa adotta la stessa strategia anche per il minoxidil e altri supplementi, ma ha una serie di trattamenti disponibili presso la sua clinica, come il PRP, gli esosomi e altri tipi di trattamenti innovativi, le cellule staminali, fra questi, che possono essere delle valide opzioni per il paziente senza avere gli effetti collaterali della terapia farmacologica, ma producendo comunque un arresto della calvizie. Ok, let's answer some questions from the users. Just let me read some questions they wrote. There is a question from Giacomo. He's asking if can I place graft in some area of the head which are where there is only some thinning but is not totally bald. So can you add density to some thinning areas of the head or is too dangerous? No, I have to check his photographs first because the thinning of the hair is very important problem. If we have enough area between two hairs to put the grafts easily, we may do it. Otherwise, I cannot do anything because in that case, if the hair loss is not completed, we may stimulate the hair loss again. So I have to check the patients very detailed the photographs. I have to ask some questions to him. Then I may answer this question easily. Otherwise, I think it may be wrong for him. Yeah. Stiamo rispondendo alla domanda dell'utente Giacomo Froli, che chiedeva se si può trapiantare in area della testa non calve, ma solo poco folte. La dottoressa ha risposto che non c'è una risposta generale a questa domanda, ma dipende dalle caratteristiche del paziente, quindi da quanto spazio c'è fra i capelli indigeni, perché innestare fra gli indigeni può essere sempre rischioso, si possono danneggiare i capelli preesistenti. Quindi Giacomo, dipende dalla tua situazione e dal grado di miniaturizzazione che presenta la tua area ricevente. Quindi in alcuni casi è possibile, in altri no. Quindi per rispondere alla tua domanda devono insomma vederti dal vivo, vedere almeno qualche fotografia. And another question, doctor, this time from Milena Lardi, the S&P master, and so she would like to know what is your opinion on a combo FUE plus S&P, if you think that is a good idea in some cases to add trichopigmentation to increase the optical density. No, we may use it. I think there is no problem to do them together. We may use both together. But if she asks my opinion, I try them one by one. For example, first I do FUE, then after some period, another treatments, but stem cell or PRP or some
this kind of therapies, generally I separate them. I only do PRP during the procedure, during the transplantation, not the others. But after that, after some period, I may add this kind of therapies for to the patients, but not together in the procedure. Only PRP I prefer. Sì. Ho chiesto alla dottoressa cosa ne pensasse della domanda di Milena Lardì, cosa ne pensasse della combo FUE più tricopimentazione. Ha detto la dottoressa che è sicuramente una possibilità che si può prendere in considerazione, ovviamente non allo stesso tempo, ma dopo un periodo di tempo che sia passato fra quando il paziente si è operato a quando si sottopone alla tricopimentazione. L'unico tipo di trattamento che la dottoressa utilizza allo stesso tempo della chirurgia è l'uso di PRP. Quindi la dottoressa in alcuni casi esegue il PRP nello stesso momento in cui poco dopo aver eseguito la chirurgia. Ok, let's go with the next question is we know that women sometimes are also unlikely prone to the hair loss. In which cases is hair transplantation possible for women, and which are the success rate? Is like the men or is a little lower, too risky? Now, if you ask my experience, I had a lot of women hair transplant patients, and I think 95% of them, the result was very good. But how, what is the reason of this? Now, in the woman, we have to know the reason of the hair loss first. First, we have to need some tests before everything, before the treatments, before the hair transplantation. If we know the reason of the hair loss, and if we are sure that the reason of the hair loss is androgenetic alopecia, I think you are going to be successful on hair transplantation. And also, we may have chance to be successful on also in some kind of extra reasons, but not all of the reasons. You cannot solve the problem with hair transplantation with the woman with only the hair transplantation. If the reason, for example, is polycystic ovary or hyperthyroidy or somebody or something else, for example, some dermatology problems, if you do hair transplantation to this woman, it means that you are going to be unsuccessful. So if you have the chance to choose the right woman, to choose the right reason, you have the chance, you have the high chance to be successful. Otherwise, I think we have no chance. So okay. If they ask me, for example, sometimes women send me their photographs and I ask them a lot of tests, and according to test, according to the consultation form, and according to the style of the hair loss, I decide then do it. Otherwise, I don't suggest that. Okay, thank you. So, ho chiesto alla dottoressa, sappiamo che anche le donne sono soggette a calvizie, in quali casi è possibile il trapianto e quali sono i tassi di successo? La dottoressa mi ha spiegato che la prima cosa da capire per quanto riguarda le donne è la ragione perché, per la quale stanno perdendo i capelli. Quindi se è confermato da degli esami specifici effettuati che si tratta di alopecia androgenetica, allora le donne possono sottoporsi anch'esse al trapianto e i tassi di successo sono simili a quelli dell'uomo, quindi 90-95%. Se però la calvizie nella donna è provocata da altri problemi, come possono essere l'ovaio policistico, problemi alla tiroide o altri tipi di patologie dermatologiche di cui può soffrire la paziente, allora in quel caso, se si procedesse col trapianto di capelli, il risultato non sarebbe soddisfacente. Quindi la priorità nelle donne è prima di tutto capire attraverso gli esami specifici se la paziente soffre di alopecia androgenetica o di altre patologie. In caso soffra di alopecia androgenetica si può procedere con il trapianto avrà lo stesso tasso di successo che gli uomini, altrimenti non è un'opzione consigliata e quindi si deve prima curare il problema che ha provocato la caduta dei capelli, qualunque esso sia. Ok, next question. You are tired a little bit.
No, I'm perfect. I can continue all day, but I know you have to have dinner, so we No need problem. to. Okay. I'm very happy to be here, Dad. Thank you. The next question is for young patients. Do you perform surgery on young patients? And which factors do you consider before accepting a patient for surgery? Now, for the young, for example, generally, I don't suggest to the patients hair transplantation who are younger than 22 years old. But there are some other cases. For example, if the recipient area is little bit big, or if the psychology of the patient is very down, if he is depressive related with the hair loss, because when they are very young, they affected their psychology are affected too much. So, and if I try to estimate the hair loss, if I stop the hair loss, in that case I may do hair transplantation. But the amount of this kind of patients are very less. Generally, I suggest my patients that wait after 22. Wait up to 22 years, then come to me. And in that period, if I have chance, I try to do some hair loss treatments to them, and I try to stop the hair loss. Then I suggest the hair transplantation to them. Okay, This is perfect. my strategy. Yeah, it's a good one. I agree with you. Okay, ho chiesto alla dottoressa se esegue trapianto in pazienti molto giovani e quali sono i fattori che valuta. La dottoressa mi ha spiegato che solitamente non effettua il trapianto di capelli in pazienti più giovani di 22 o 23 anni. Anche se ci possono essere delle eccezioni, per esempio quando il paziente ha una calvizie stabile o almeno non tanto grave, e psicologicamente molto provato dal fatto di avere un accenno di calvizie. In quei casi si può valutare se operare, ma comunque la percentuale di questi pazienti è molto bassa. Quello che suggerisce la dottoressa a pazienti di 20, 21, 22 anni è prima di tutto seguire le terapie farmacologiche, cercare di stabilizzare la calvizie, e una volta che la calvizie appare stabilizzata dopo un annetto di trattamenti, verificare di persona se si possa procedere o meno con l'intervento chirurgico. Quindi questa è la strategia di prudenza, diciamo così, della dottoressa. Ok, next question is an important one. Some doctors claims that the hair transplant results are permanent, while others claim that they are not. What's your opinion on that? Is the result permanent? If not, who knows? No, it is related with the patient. How? For example, if the donor area, if the hair loss is finished, take the donor area. If his donor area is this and his age is 35 years old, and if he is not going to lose any hair from his donor area in the future, it means that the transplanted hair is not going to fall down in the future. Okay? So if the age of the patient is up very high when we do the transplantation, we have low risk for this. It means that the chance of the result is little bit higher, and he's not going to lose his transplanted hair, and the result is permanent. But think that the patient is 25 years old, and if he is going to lose hair from the donor area also, it means that the transplanted hair is going to fall down in the future. And we cannot say that all the grafts that we transplanted are permanent. So I think it changed from patients to patients. I think both of the doctors are right. But according to me, the experienced doctor may estimate the future and try to do the donor area little bit limited. If you draw the area in the donor area, if you draw the
good line for the donoria, you can have high chance for the future. But if your limits for the donoria is very high, if the limit is come back and come back and back lower and lower, it means that the transplanters here has high chance you may lose them. So I think it is permanent if you choose right limited donor area. Okay, yeah, that good answer. So ho chiesto alla dottoressa, è un tema molto presente sui forum ultimamente. Alcuni dottori ritengono che i capelli trapiantati non siano permanenti, altri invece che i risultati siano permanenti. La dottoressa mi ha spiegato che tutto dipende dalle caratteristiche del paziente, ancora una volta. Se abbiamo un paziente di età dai 35 anni in avanti, con un'area, una calvizie definita, un'area donante che è rimasta, che è ben definita, in cui le unità follicolari sono sane, i capelli trapiantati da quella zona che non presentino miniaturizzazione, una volta innestati, saranno permanenti. Se invece abbiamo un paziente giovane con una calvizie non stabile, un'area donante che non sappiamo se presenti parte di miniaturizzazione o che si sta abbassando nella zona del crown, è probabile che alcuni di questi capelli prelevati da quest'area donante e innestati in area ricevente col tempo possono cadere perché acquistano sensibilità al DHT. Quindi se un paziente ha già una certa età, è più maturo e un'area donante stabile ben definita e si selezionano correttamente le unità da prelevare con, nel momento in cui si vede l'area donante al microscopio o comunque si analizza di persona, quei capelli trapiantati sono, secondo la dottoressa, permanenti. Se un paziente giovane presenta miniaturizzazione e tutto quanto, parte di quei capelli, una volta innestati, col tempo possono essere soggetti a caduta. Quindi dipende dal paziente. Ok, next question. We know that in many countries, but especially in Turkey, there is the so-called black market. So sometimes patients think, okay, FUE is easy. If I get a bad result, I go to another doctor and he's gonna fix it. But in reality, which are the risks for the patient and which damages can the patient suffer because of a bad executed FUE? Now, you know, these procedures, FUE, BHT and FUT, these are all medical procedures. It means that if there is a patient, there must be a doctor. Otherwise, it is black market. It is not related with the license. It is not related with the hospitals. If you are a patient, your treatments must be done by a doctor, not somebody else, not some only the nurses. Some nurses may work in this society, but they have to work with a doctor, not alone, not themselves, not only by themselves. So in that case, when a patient prefers a black market, it means that when a patient prefers to have hair transplantation without a doctor, it means that it has high complication risks. Risks for infection, risk for the damage of the donor area, risks for the all kinds of complications. Also, as a doctor, we have some risks during this kind of procedures, but we know how to manage it, how to control it, and how to solve the problems, because we were educated for very long time. But if you don't have any education on this area, on the hair transplantation, it is not related with the only experience. You have to know very detailed information about the hair and the skin. So in that case, if they prefer black market only related with the money, with the price, it means that they are going to buy high risk related with the result, related with the aesthetic result only, not health, aesthetic result, hairline, donor area,
and they have the chance to lose their health. And I think I saw a lot of patients that at the end of the day, they lose their hopes for the futures, and some of them, they have no chance that we cannot repair their donorrhea, we cannot repair their frontline. So they have to be very careful also by choosing the clinic, while choosing the doctor. I cannot accept any kind of hair transplantation techniques done without a doctor. So they have to be very, very careful. And we have to be also very, very careful. This is not only the patient's problem. This is also the doctor's problem, the problem of the society. So we have to be very careful on this. Thank you for this question. You're welcome. No, it's an important thing. So I always ask this question to the doctor because I think the patient need to know the truth. Ok, sappiamo che in molti paesi, ma purtroppo soprattutto in Turchia, abbiamo quello che è definito il black market, quindi cliniche, o perlomeno così si fanno chiamare, in cui non è presente un dottore e non c'è assistenza post-operatoria, tutti questi problemi. Ho chiesto alla dottoressa cosa ne pensasse e quali sono i rischi associati a una FUE non eseguita. La dottoressa mi ha spiegato che prima di tutto qualsiasi tipo di intervento di trapianto di capelli, quindi FUE, FUT o BHT, sono interventi chirurgici. Quindi, essendo una chirurgia, devono essere eseguiti da un chirurgo, da un dottore, quindi il dottore deve essere presente. Non il fatto che in certe cliniche tutte le fasi siano svolte da assistenti e non vi sia nemmeno un dottore, questo si configura come black market. Che significa che il paziente sta probabilmente o magari risparmiando dei soldi, ma sta comprando un rischio molto molto elevato. Se ci sono delle complicazioni durante l'intervento, non vi è un chirurgo presente che sia in grado di risolvere il problema che si può presentare per il paziente. Questo è assolutamente rischioso. Quali sono i problemi che possono sorgere da rivolgersi a queste cliniche del black market? Il primo è che ci può essere un danno serio e permanente sia all'area donante, ci possono essere infezioni, ci possono essere qualsiasi tipo di problemi che per del personale non preparato non sarebbe in grado di affrontare, perché non sono dei dottori che hanno studiato per capire e risolvere questo tipo di problemi. Quindi i pazienti devono essere molto attenti alle strutture a cui si rivolgono per un trapianto di capelli, perché è una chirurgia, non è un'operazione semplice che chiunque può eseguire. Allo stesso tempo anche i medici devono essere attenti accettare nelle loro società, organizzazioni, cliniche e chirurghi che non rispettino questi criteri di qualità. Ok, last question. Why should a patient choose Dr. Beecher Clinic for his hair transplant? And if you want to send a message to your former and future Italian and international patients? No, I ask why not? Why not? Look, as a doctor, I think I have enough experience on hair transplantation. I have been doing hair transplantation approximately for 20 years, and this time is really a very long time for a doctor. Also my team is also as experienced as me, and my clinic is licensed. And I think one of the most important reasons is I do only one hair transplantation per day. This, I think it is not a small thing for patient. It is very, very important that a doctor is interested in with you, is doing your job, is doing your hair transplantation all day, only with you, not other patients, not other things. So it is very valuable, I think. And
So in that case, I know myself, and I think my patients is at the past. They know me, and in the future, I think I know that I work for them, and my hope is to see them happy at the end of the day. And it doesn't mean that they are going to choose me. They may choose all of the doctors in the world. I respect them, but I know myself, and I know my job, and I know my difference. I think they know me also in the world, and especially in Italy, I think they are going to know in the future much more than before. Okay, I'm going to translate. Ho chiesto alla dottoressa perché un paziente dovrebbe scegliere la sua clinica, quindi la dottor Dicer Clinic, per la sua chirurgia di trapianto di capelli. La dottoressa mi ha spiegato che lei pensa che una cosa molto importante sia il fatto che tratta un solo paziente al giorno e che esegue trapianti di capelli personalmente da oltre 20 anni. Quindi ha moltissima esperienza e l'esperienza in questo settore è molto molto importante. Il fatto di trattare un solo paziente al giorno, anche questo è una cosa che ha un grande valore, perché l'attenzione è assolutamente personalizzata sia la sua che quella di tutti i membri del suo staff. Quindi il paziente viene trattato da lei e dal suo staff come un re, diciamo così, durante tutta la giornata chirurgica e anche successivamente. La dottoressa sa che i suoi pazienti, quelli che ha avuto in passato, sono pazienti soddisfatti e questa è la cosa che a lei più interessa. Quindi un paziente può scegliere la sua clinica o un'altra clinica, l'importante è che alla fine del percorso chirurgico sia un paziente felice e sia un paziente soddisfatto. Quindi queste caratteristiche sono quelle che, secondo lei, questa attenzione personalizzata e la sua esperienza sono quelle che dovrebbero portare un paziente a scegliere la sua clinica. E ha detto che gli italiani prossimamente conosceranno ancora di più il suo lavoro. Quindi aspettiamo materiale, casi e tutto quanto potrete vedere sul nostro forum. Ok, do you have some word in Italian that you want to say to your patient? Or? Yes. We are ready for you, and we are waiting for you, for all my Italian and for my patients, for Italian patients, for Europe patients. We are ready. We are waiting for you, and ci vediamo presto a Istanbul. This is all from me. Ok, la dottoressa dice che ci vediamo presto a Istanbul e che sono pronte ad accogliere tutti i pazienti italiani e internazionali, la clinica è aperta, tutte le procedure di sicurezza in corso, quindi siete i benvenuti. Ok, thank you very much, doctor, have a good weekend and thank you for answering all our questions. Thank you too much. Hope to see you soon. Bye-bye.